Diversi sport e tanta gente qui oggi a Cornier per la festa dello sport. Sì, un appuntamento molto atteso, invece che sport in piazza come da 3 anni si ripete, abbiamo deciso di fare sport in villa. Sport in Villa Filanda, un luogo di aggregazione di proprietà comunale che forse adesso è ancora un pochino poco conosciuto e un po' marginale, per cui volevamo valorizzarlo e farlo vivere un pochino. Un'altra finalità era, oltre a far conoscere Villa Filanda, era quella di poter dare spazio ai nostri ragazzi per conoscere tutte le attività presenti sul territorio e offrire alle associazioni, alle varie discipline sportive, quindi alle associazioni, una buona vetrina per proporle. Numerosi sport qua a Villa Filanda? Sì, io preciserei una cosa, che credo che sia dovere di amministrazione far notare i luoghi che abbiamo all'interno in comune, quindi questo è un bellissimo posto, credo che sia importante riempirlo di gioventù, di bambini, di ragazzi, poi oltretutto credo che sia importante anche farlo insieme alle generazioni, perché questo, ricordiamo, la sede anche del centro anziani, vedere comunque nonni e nipoti insieme è sempre molto bello. Che dire, gli sport ce ne sono parecchi, sono i nostri sport, quelli che pratichiamo a Cornier, i ragazzi si divertono e diamo spazio per questo modo di farci vedere anche agli occhi delle famiglie. Consigliere Chiesapulli qui in doppia veste, perché oltre ad essere consigliere anche è un'associazione. Eh sì, sono in doppia veste, presidente di Motoclub del Valle del Canavese, e oggi siamo qua con le nostre moto elettriche per fare promozione del nostro sport. Insieme a noi ci sono altre associazioni sportive, dal basket al volley, tiro con l'arco, e cos'altro c'è? C'è il braccio di ferro, c'è un po' di tutto, karate, le associazioni sportive di Cornier. Ecco, poi se ne ho dimenticato qualcuno portate pazienza, però abbiamo cambiato location, dalla piazza d'armi siamo arrivati qua in villa e niente, un po' in mezzo alla natura, come giusto che sia, le moto in mezzo al verde, e così vediamo solo di migliorarci per l'anno prossimo. Bene, valorizzare questa attività vuol dire farsi trovare pronti anche nei luoghi di sport. Alle spalle abbiamo questo campetto, tante polemiche, oggi è pieno di bambini che giocano e questo credo sia il risultato migliore. Ieri sera abbiamo ospitato l'attività della danza, le nostre scuole di danza cornetesi con Tecchio, maestro Tecchio, la Finisce Ballet e anche il maestro Callà con il Country Ballet. Danza di qualità. Squadre che hanno partecipato anche a un mondiale di ballo, quindi abbiamo dato la possibilità ai cittadini di Cornier di vedere ciò che lo sport Cornier può proporre anche fuori dai confini comunali. Tutto questo è stato possibile non solamente per il merito dell'amministrazione, abbiamo un luogo che è gestito da un'associazione, abbiamo un luogo che è gestito anche dal centro incontri anziani, che ha supportato alla grande questo evento, garantendoci la location a posto, pulita, ordinata, in modo tale che potessimo fare una grandissima figura. A loro va il nostro ringraziamento e credo che collaboreremo ancora di più e fortemente con loro. Questo è solo un inizio, era il modo per far vedere a Cornier questo posto meraviglioso. Si partirà assolutamente in primavera con degli eventi che saranno al top a livello canavesano.